Intanto auguro buona giornata a tutti. Vi ringrazio veramente a nome della regione della presenza, importante. Un po' emozionante anche vedere questa sala così gremita di pubblico interessato. Ricordo, almeno ricordo a voi, io passeggiavo con dottor Tavola, che ringrazio perché lui, ringraziando lui di tutta la mia struttura, con il dottor Ester Gregorio, passeggiavo con lui nei giardini della Biennale per fare la nostra visita istituzionale e abbiamo incontrato il professor D'Avelio. E chiacchierando con il professor D'Avelio di una sua voglia di venire qua a fare qualcosa con noi e noi, in qualche modo, di fare qualcosa con lui, nei giorni successivi è nata questa idea e devo dire che è stata un'ottima idea. E quindi, in qualche modo, quella che può sembrare una casualità è diventata una grande iniziativa. Ma proprio ricordando la Biennale di Venezia, in questa vita, per la prima volta, qualche mese fa, attorno al tema della Biennale, abbiamo, passatemi la parola, esportato a terra la Biennale di Venezia, perché Villa Contarini è stata il luogo nel quale abbiamo di fatto fatto Padiglione Italia. Quindi abbiamo esportato l'arte contemporanea veneta dei nostri pittori veneti noti e non noti in questo ambito, e il dato che abbiamo avuto nei mesi di partenza di apertura è stato un dato importante, perché abbiamo notato un'affluenza di nostri cittadini, nostri amanti della pittura, che hanno frequentato questo straordinario esempio di architettura veneta che conteneva in sé l'arte del futuro, l'arte dei nostri artisti che guardano al futuro. Quindi devo dire che quel giorno, quella giornata, quell'idea in qualche modo si è concretizzata in quello che oggi siamo qua a condividere. Non sono io che vi descrivo il lavoro che presentiamo, toccherà ai professori e agli esperti. Devo dire però che il senso di questo lavoro è: la regione da 20 anni continua incessantemente a sostenere, aiutare, delle volte in proprio, delle volte assieme a chi conduce cultura, iniziative di grandissima qualità. Quella di oggi è, a mio avviso, uno dei lavori migliori, forse il migliore fatto in questi anni, in continuità. Cioè non c'è la gelosia di chi l'ha cominciato e chi lo finisce, c'è la voglia di fare un prodotto straordinario per chi? Per tutti, per gli appassionati, per i cultori, per gli esperti. Un lavoro completo della nostra storia, perché la pittura veneta è la nostra storia, e quindi credo che sia veramente per la Regione Veneto soddisfazione per portare questo straordinario lavoro. Soprattutto, la metterei così, rispetto alla giornata di oggi, che è particolare per chi è in questa sala, e per me questo è importante. Cioè non abbiamo rivolto un invito solo ai cultori, agli esperti, non oggi qua, oltre a loro, ne abbiamo bisogno, perché ci danno molto stimolo. Abbiamo studenti che fruiranno di questo prodotto, ma sicuramente sono il futuro della nostra cultura. Abbiamo il mondo della formazione, che è la professionale d'arte, e chi senza di loro? Abbiamo il mondo delle categorie professionali. Quindi abbiamo, spero per l'interesse dell'opera, tutto il mondo veneto che è interessato a quello che stiamo proponendo. Abbiamo i giovani, soprattutto, mi ripeto ancora, perché entrando in questa sala ho incontrato alcuni ragazzi. Altro progetto straordinario che stiamo lavorando è, lo dico a professor D'Avelio, il centro di restauro d'alta formazione universitaria per l'arte in Veneto. È un lavoro importante, stiamo lavorando con l'Europa, finanziamento che di 8 miliardi e 600 milioni, di 8 milioni e 600 mila euro, scusate, non può dire. Ma è un'idea straordinaria e in Veneto vorremmo fare una cosa nuova. Ci stiamo provando, professore. Cioè non, scusatemi adesso, non voglio essere un po' disfattista, ma il solito palazzo, il solito titolo fuori. No, un lavoro in rete. Noi vorremmo che il sistema Veneto, che ha una sua modo di produrre cultura, che è quello di una cultura distribuita, lavorarsi in rete. E allora abbiamo l'Università di Verona, di Padova, di Venezia, le fondazioni bancarie a cui chiediamo aiuto, la voglia di progettare questo lavoro. Ecco perché sono contento oggi che qua ci siano i mondi che ho citato.
perché non vuole essere un prodotto chiuso, non vuole essere un lavoro autoreferenziale, ma vuole forse un lavoro aperto. Perché il restauro non è un fatto solo per il professore, ma è un fatto per il professore, per i giovani che devono crescere attorno per il lavoro e per i professionisti che sono delle volte le mani straordinarie dei nostri anziani. Altrimenti, alla fine, resta solo qualcosa che scriviamo, non qualcosa che facciamo e che lasciamo al futuro. Questo è il senso di questa nostra volontà di lavoro. Beh, io oggi mi sono fatto un regalo. Con questo poi finiamo, se no non vorrei che mi facessero gli auguri, ma mi sono fatto un regalo straordinario perché fa la storia della cultura in Veneto. Partecipare a tanti convegni con tante tematiche, sentire sempre in ogni convegno a cui partecipo che la cultura sarà il motore del futuro, che il Veneto attorno alla propria cultura e al turismo deve costruire il proprio futuro. E in molti convegni, finito il convegno, chiuso le porte, resta un titolo ma non vedo atti concreti. Io credo invece che, e oggi lo dimostriamo, che se è e sarà così, che il nostro Veneto del futuro deve attorno alla propria cultura, territorio, paesaggio, turismo, ritrovare questo giacimento straordinario che deve essere la base per la crescita del nostro futuro, ecco, questa giornata mi dà questa emozione. E da ultimo, con questo chiudo, nel ringraziato di voi e il professor D'Avenio e con lui tutti, per la prima volta oggi, per la prima volta, usiamo il simbolo di Venezia Nord-Est, capitale della cultura 2019, attorno a un evento così importante sul piano culturale. E io credo che se cominciamo oggi a usare questo simbolo, probabilmente è un viatico positivo per il risultato che certamente otterremo. Grazie.